arrivare a circa 80 pannelli e poi appunto una volta aver fatto tutti gli 80 telai, pannellarli tutti a 80. Ciao ragazzi, vi avevo promesso che questi video sarebbero diventati sempre più interessanti e infatti è così, perché oggi iniziamo con il video che riguarda la creazione del nostro primo vero e proprio reparto scenografia. Quindi come è nato e come si è sviluppato, lo vedrete in seguito, questi saranno un po' di video. E anche tutta la gente che ci ha aiutato e anche la gente che si è tirata indietro. E questo qui ci sarà tanto da parlarne, però di volta in volta, perché poi sembrerà che mi lamento, ma in realtà io non mi voglio lamentare, ma voglio far rendere conto alle persone di come sono, perché nella nostra zona molto spesso ci sono lamentele appunto riguardo alla nostra zona, ma soprattutto dal periodo che abbiamo passato adesso. Io vabbè, lo so per i vari anni che è così, ma soprattutto nel periodo che abbiamo trascorso adesso abbiamo avuto piccole particolari situazioni che ci hanno confermato il fatto che non è tanto il posto, ma quanto le persone e soprattutto la tipologia di persone a creare il problema o a fare la differenza, quindi sia nel positivo sia nel negativo. Ne parleremo piano piano escono fuori anche un po' di cose particolari. Nel frattempo vi lascio le immagini che sono sicuramente più interessanti di quello che posso dirne io, di quello che è successo in questo periodo, e soprattutto ringrazio anche l'azienda Mondolegno che ci ha permesso di affrontare meglio questa grossa fase della scenografia. E anche qui ci sarebbe una grande parentesi da aprire rispetto a molte aziende che... Ma comunque, non voglio che questi video diventino lamenti, però ogni tanto qualche botta ve la tiro. Vi lascio il video e ci vediamo più tardi, che poi magari escono altre cose, saluti, cose, ciao. 1923 e 1927, opere che ancora non sono dominio pubblico ma sono ancora coperte da copyright. Vedi cosa si fa. No. Questi qui sai che facciamo? Mettiamoli fuori. Come poi ci dobbiamo dare una spazzata? Scusate, il capocantiere chi è? Mettiamoli in sala. Io. Lui. Chi ha dato questo bonito? Uno dice lui, uno è. E non mi dica responsabile. Se vuoi dire una cosa, ne puoi dire anche un'altra. Basta che non finisce. Devo fare la conversione a letto. No, non siamo. Ma siamo quelli. Ma aspira pure per lasciare la bomba. Il confessore, dai, no. Tipo che è là dietro, deve uscire. Ah, il confessore usa il bastone. Buttare niente. Oh, Rubio ci ha fatto fare una parte di Damasco, eh. Ma che ammaletto. Ehi. Sistema di raffreddamento e intanto chiama noi apposta, chi c'è da tutto. Certo, altrimenti se c'è un'altra rondella stessa non funziona, se c'è un meccanismo, se c'è un meccanismo, esatto. Anche in questo vado a pensare. Lo sai, eh? No, 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 no. Video. Quindi non lo posso fare il video.
ringrazia lo sponsor. Grazie sponsor. Comunque, Marco, anche con i scioccare, nel frattempo ho fatto sempre una all'estero. Grazie. Aspetta. Aspetta. Lo spugnami però quando ti chiamo, ah? Te lo spugno sempre. Non me lo spugni tu. Ah, ora fi. Quale? Quelli là li saliamo a 4 a 4. Quelli di sotto. Alla scala, questi cagnano. Stiamo finendo. Che poi questi sono pesanti, io sono del genere. Vieni, Nicola? Sì, sì. Ora contiamo su di te. Sì. Aspetta. Marci, che siete bravi, che siete fotti, siete fotti. Sono elfo. Due ore mi va a pigliare. Così facevamo due pannelli da Menzù e prendiamo a casa. Chi si? A due e due. Grazie. Ci fa una testa consegna, a 50 euro. Piazza. E due. Dai, ne mancano pochi.50 mm, pazienza, magari lo mettiamo dal lato di sopra, quale sarà il lato di sopra? Un millimetro in più. Un millimetro in più, ma neanche il taglio è detto che mi riesca preciso come me lo sai. Non facciamo così. Ci perdiamo di casa. Siamo di costruzione scenografie. Melo
Ah, che sole che c'è. Me lo sto preparando un altro banco di lavoro, perché quello che abbiamo usato prima è troppo piccolo. Si procede lentissimi. Dai, dai, dai. C'era un rotolo di Scottex. Mezzo finito. Era lì. E ora? E ora non lo so se c'è ancora. Qua è. Questo è un primo tentativo. Sembra discreto. Mezzo, gli mettiamo le viti più non prendere quello, prendi quello più schifoso. Dietro. Aiuto. Quando gli mettiamo quello in mezzo, se lo ora se la chiama. Ok, ci vuole una nuova, una lunga. Si è fatto buio. Però dai, oggi è stato fruttifero, fruttuoso. Fruttate, fruttante, fruttato. Quasi a metà. Solo dei telai. Dobbiamo arrivare a circa 80 pannelli e poi appunto, una volta aver fatto tutti gli 80 telai, pannellarli tutti a 80. Proviamo a iniziare già a pannellarne qualcuno, ma manca la sparachiodi che è il corriere. Si è persa per strada, non lo so. Quindi procediamo. Mi sembra inverosimile questa situazione. Ne ho quasi paura. Perché è veramente assurdo tutto questo, che fino a poco tempo fa mi sembrava una cosa tipo inarrivabile, inarrivabile. E invece è successo. Il nostro primo reparto scenografia, primi set in uno spazio che diciamo è abbastanza comodo per iniziare. È tutto assurdo. Spero adesso che arrivi la gente, che lavori, perché veramente da soli è un po' brutto, io e me lo da soli.
però ce la faremo, arriveranno, arriverete, magari sarai tu. Bene, siamo ritornati, avete visto che tante cose belle stanno nascendo e piano piano vedrete sempre di più, sempre di più, sempre di più. Chiaramente se volete capire meglio e entrare meglio nella situazione che si sta creando qui nella nostra società, visitate il sito www.interiorismastrada.com che trovate in descrizione o dappertutto, e lì vedete appunto come si sta sviluppando in tempo reale quello che stiamo facendo e la nostra appunto azienda di cinema. Per oggi è tutto, penso che non mi sono dimenticato niente, e se me lo sono dimenticato, siccome questa è una serie di video che sarà tutta collegata, lo dirò nei prossimi. Un saluto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate e fatemi sapere se volete qualche informazione in più nei commenti. Ciao!